Per la prima volta le belve neroverdi giocano nel tempio del rugby aquilano, lo stadio Tommaso Fattori. Lo fanno per il decennale del sisma, il 7 aprile alle 15.30, in occasione della gara contro i Puma Bisenzio Rugby. Sotto lo slogan "Con la città che rinasce noi ci siamo", le ragazze del rugby auspicano soprattutto di vedere una bella cornice di pubblico al Fattori. Abbiamo voluto commemorare il decennale del sisma del 6 aprile 2009 dell'Aquila, proprio volendo giocare a quella che è la casa del rugby aquilano, ovvero lo stadio Tommaso Fattori. Però per poter commemorare appieno l'iniziativa, noi abbiamo bisogno sì delle atlete, sì della società e di tutti quanti, ma in particolar modo del popolo aquilano, che speriamo sia con noi a fare tifo per le belve. Assieme all'assessore allo sport Vittorio Fabrizi, una leggenda del rugby aquilano, Giorgio Morelli, attuale presidente del comitato regionale della FIR. Beh, il rugby e l'Aquila sono quasi un binomio inscindibile, pertanto era inevitabile che dopo una tragedia come quella del terremoto ci fosse un aggrapparsi a quelle che erano le cose che davano l'identità della città, a quella che era il valore del centro storico che adesso con difficoltà ma si sta ricostruendo, a quelli che erano gli elementi della cultura propri della città, quali il teatro, la musica e quindi anche il rugby, che è da ormai quasi più di 80 anni, quindi ci avviamo verso il centenario, un elemento inscindibile con il carattere degli aquilani. Le ragazze neroverdi negli anni hanno ben saputo interpretare i cambiamenti del rugby, tenere alti i loro valori territoriali, crescendo sotto tutti i punti di vista, tant'è che oggi militano nel campionato di Serie A nazionale. Giorgio Morelli ha sottolineato come il bel gioco delle ragazze invogli oggi a vedere le loro partite e soprattutto ha anche detto come in questi 10 anni il rugby sia stato fondamentale per l'integrazione e per l'identità collettiva aquilana che non è andata persa.